Direttore generale, direttore sportivo e altro, Gabriele D'Egidio, uno squadrone quest'anno avete messo su per puntare molto in alto, diciamocelo subito. Vogliamo sicuramente migliorare quello che abbiamo ottenuto lo scorso anno. Noi l'anno scorso ci eravamo prefissati di arrivare tra le prime otto nel giorno d'andata per giocarci la Coppa Italia e la stessa cosa nel giorno di ritorno per giocarci la corsa allo scudetto. Certo, non eravamo attrezzati assolutamente per arrivare a un traguardo più importante. Quest'anno invece abbiamo migliorato la rosa, abbiamo toccato qualche giocatore dove credevamo di andare a migliorare e siamo consapevoli di aver migliorato notevolmente la squadra. Nuovi arrivati sono Silvera, che era il capitano del Putignano, è stato per 4-5 anni. Grandissimo giocatore. Abbiamo preso un giocatore dalla Spagna che si chiama Chaguinha, per chi è amante di questo sport lo conosce molto bene, perché segue lo sport futsal spagnolo. E poi due giocatori italiani, di cui Marco Torcivia, che è un laterale offensivo proveniente da Cireale, comunque è in pianta stabile con la nazionale italiana. E speriamo che vada anche per i mondiali in Thailandia. L'Acque Sapone è una società Ennio Barbarossa che fa, come si dice, un passo alla volta. Quest'anno questo passo in più bisogna farlo ancora più in concretezza, verso l'alto. Beh, secondo me noi abbiamo confermato la squadra dell'anno scorso con l'aggiunta di due o tre fortissimi giocatori e altri molto forti, quindi secondo noi dobbiamo andare meglio dell'anno scorso. Comunque noi abbiamo programmato sempre, come hai detto tu, per fare sempre un passo alla volta, sempre un po' più lungo del normale, come si fa di solito, ma non lungo da inciampare. Quindi facciamo le cose come si deve, siamo una società seria, riconosciuta ormai dappertutto, i ragazzi sono molto bravi, intelligenti, faccio i complimenti, hanno lavorato bene sul mercato e poi abbiamo un grande allenatore che è lo Zeman del calcio al 5. Sentiamo che ne pensa Nando, che è un po' un tifoso di Bellarte. Massimiliano dovrà confermare quelle attitudini e quella qualità che ha, soprattutto di dare spettacolo, quello che piace a te. Massimiliano ha un compito più importante quest'anno, perché le abbiamo dato la squadra che voleva e quindi... Più responsabilità. Le responsabilità sono diverse. Penso che faremo bene, siamo sicuri che miglioreremo la classifica dell'anno prossimo e ci giocheremo tutte le partite alla pari, quindi siamo contenti di quello che abbiamo fatto quest'estate. Solo un flash per dire che l'Acque Sapone è una vera realtà anche per il calcio a 5 nazionale. Era una squadra che pochi conoscevano fino a poco tempo fa, adesso invece la temono, è un passo avanti notevole. Beh, credo che non siamo stati mai ripescati, abbiamo vinto tutti i campionati, se andiamo a vedere chi sta con noi a fare la Serie A, non credo che tutti hanno fatto il nostro percorso, quindi penso che abbiamo dimostrato di meritare rispetto sul campo, penso che l'anno prossimo sarà ancora meglio.